Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Io sono Rossella e questo è il mio canale. Oggi nuovo video anche con la partecipazione di Bignè, così potrete assicurarvi che sta bene, che anche lui sta bene. Ha fatto tutta una manfrina adesso, salgo scendo, che non ho registrato, quindi a cui non avete assistito. Dai, fatti vedere dalle ragazze, che è tanto che non ci facciamo vedere. Fatti vedere, fai un bel saluto, bravo, un bel saluto, bravissimo. Allora, bentornati, come vi dicevo, oggi nuovo video, oggi sono di registrazione, nuovo video sui prodotti che ho finito nel mese di marzo, anche se ormai ho anche questo cornino, sono un po' tutta così, anche se ormai siamo ad aprile inoltrato, non so esattamente quando caricherò il video, mi devo, mettere d'accordo con la mia amica Fabiana, con cui il video è in collaborazione. Dal mese scorso, questo video lo realizzo con Fabiana del canale A Casa di Miss Lila e quindi sono molto contenta di fare il mio video preferito in compagnia di un'amica. Allora, il tempo è poco e le cose che ho qua davanti sono persino troppe, quindi cerco di spicciarmi e di essere veloce sulle cose di poco conto. Sposto la sedia così la uso per buttare quello che non mi serve più. Allora, ho finito questa confezione di cecille, sono una novità, in concomitanza con i famosi quark cake, un nome del genere, i famosi pasticcini, li possiamo chiamare pasticcini del Mulino Bianco con il cuore di limone. Io ho trovato all'Esselunga anche questa novità. Sono appunto le cecille con farina di ceci, cacao e scorze d'arancia ricche di fibra, senza olio di palma. Una confezione contiene 8 pacchettini con 4 biscotti ciascuno. Devo dire che non mi hanno entusiasmato perché sanno un po' troppo di ceci, chiamandosi cecille, e io non sono una grande amante dei ceci, quindi non mi sono piaciute tantissimo, però sono biscotti sani, per una colazione simil proteica ci possiamo passare sopra, quindi anche questi li ho finiti. Poi ho finito questa confezione di Krusli della Quaker, spero che si pronunci così, questo lo avevo acquistato al Tigros, 100% avena integrale ricco di fibra, praticamente è questa sorta di granola che è arricchita anche con della frutta, mi è piaciuto un sacco, io l'ho sempre mangiata con lo yogurt che mi preparo da sola, lo yogurt di Fitline che vi ho già mostrato nel video degli acquisti naturali del mese di marzo. E devo dire che questo abbinamento, faccio sempre un po' fatica a parlare, abbinamento yogurt Fitline e granola è veramente uno spettacolo. Spesso a lavoro pranzo con quello arricchito con qualcosa e con questo arricchimento mi è piaciuto veramente tanto. Allora, visto che l'ho nominato, rimaniamo su Fitline. Ho finito anche questo mese, anche se qui non vedete l'Activize, un Optimal Set. Ormai è diventato il mio compagno fisso e fedele, da 4 mesi a questa parte. Il Basic e il Restorate, questo lo prendo alla mattina insieme all'Activize, questo lo prendo alla sera, vi ho già parlato fino allo sfinimento di questi integratori, di come su di me siano stati veramente miracolosi, di come su di me non esista più la sindrome premestruale e i disturbi che avevo durante il ciclo, hanno avuto effetti miracolosi, veramente miracolosi sul mio mal di testa. Perché da quando li prendo non ho più avuto i miei potentissimi attacchi di emicrania, che nel cambio di stagione erano particolarmente forti e numerosi.
Quindi anche questa non può essere una coincidenza. Il merito lo do tutto a questa combo fantastica che è l'Optimal Set e che mi ha veramente svoltato l'esistenza. Quindi finito e super super riconfermato e promosso. Allora andiamo alle cose di poco conto, mentre questo qui sta perdendo i sensi. Non eri neanche tu non eri più abituato, vero, ai nostri video che ci facevamo tante coccole quando la mamma parlava? È vero? Allora, ho finito una confezione di questi Nuvenia della linea Pure Sensitive, quelli ipoallergenici, sono appunto con lo 0% di allergeni, sono gli assorbenti che ormai mi vedete utilizzare tutti i mesi da un bel po', se li compro, li ricompro, un motivo ci sarà. Andiamo al Nutrito Reparto Salviettine, ne ho ben tre. Può essere che in questo video ci sia anche qualche incursione di finiti dei primi giorni di aprile, comunque poco importa. Io ho proprio la necessità di liberarmi di tutta questa plastica, alluminio, eccetera, eccetera. Quindi poi, quando sarà il momento di fare il video dei finiti di aprile, penseremo a che cosa mostrare. In questo momento mi libero di tutto, quindi quello che vedete è tutto il mese di marzo e i primi giorni di aprile. Torniamo alle salviettine, ne abbiamo finite ben tre confezioni, mi sono piaciute tutte e tre. Queste di Nata Bio, che hanno dei buoni ingredienti, sono vegan ok, queste le acquisto al Tigotà. Non vi sto a specificare per l'ennesima volta che le utilizziamo indifferentemente per le mani, oppure al bisogno anche come salviette intime se si è fuori, se si è a lavoro. Quindi queste di Nata sono riacquisto e le ripromuovo. Queste di questa Baby Soft all'Argan, credo di averle acquistate dai cinesi e avevano una buona profumazione di Argan, anche qui dice viso, sederino e mani, senza alcol, ci sono piaciute anche queste, avevano una profumazione molto gradevole. E poi un grande classico, ritornano queste della Lidl di Lupi Lu, della linea Sensitive, anche queste molto molto valide sia per le mani che come salviette intime. Prodotto Jolly, ho finito questo di verde officina decalcificante per la macchina del caffè e bollitori. Io lo uso per il bollitore perché per la dolce gusto serve un decalcificante apposito con la certificazione ICEA, quindi è un decalcificante con occhio verde a tutto tondo. Mi è piaciuto. Io utilizzo tutti i giorni il bollitore perché tutti i giorni mi faccio almeno un tè, una tisana o una camomilla, indipendentemente da quanto caldo fa, e quindi ogni tanto devo dare una bella pulita al bollitore col decalcificante. Non ricordo dove lo avevo acquistato, forse al Caddis, ma non ne sono esattamente sicura. Scusate per il rumore. Allora, ho fatto un po' di decluttering, ho smantellato il mio armadietto alla Coop perché sapete che ho cambiato lavoro. Nell'armadietto avevo una vecchissima pochette con dei residui di make-up che per ovvie ragioni andrò a cestinare perché non è assolutamente cosa che io utilizzi delle cose così vecchie, però vi posso dare un feedback. Mi dispiace di non averlo finito, ma non uso più dei fondotinta di questo tipo. Vedete, qui ce n'è ancora un po', ce n'è ancora una discreta quantità. Era questo fondotinta Tolerian Thyme Mineral, scusate la pronuncia, della Roche-Posay. Questo era nella colorazione 13 beige sable, e andava anche bene per il mio incarnato, però appunto è troppo vecchio, era rimasto troppo tempo nel mio armadietto. Mi ricordo che quando lo utilizzavo mi trovavo bene, però vi dico, non utilizzo più fondotinta di questo tipo, mi sono orientata su altro. Quindi per le fanatiche dei prodotti da farmacia, questo sicuramente è un buonissimo fondotinta.
Poi, sempre in quell'armadietto avevo dispersa questa matitina che ho anche provato a riciclare di Kiko, crayon, yeux, matita occhi nella colorazione 05, era questo bel blu, era un bellissimo blu shock elettrico, però, anche qua di là era da troppo tempo, addirittura come qui vedete, forse si intravede qualcosa, è come se la mina si fosse quasi sciolta, quindi anche questa ovviamente va buttata. Stessa sorte segue questo The Colossal Volume Express mascara di Maybelline, che mi ricordo mi piaceva anche. Qui in realtà è rimasto morbido il contenuto, cioè è ancora morbido. Lo scovolino era fatto così, di questi qua tondeggianti, però ovviamente qua il PAO di 6 mesi no, assolutamente non mi dispiace, ma non mi fido a mettere sulle ciglia un mascara finito nel dimenticatoio. Gli occhi sono molto molto delicati. Ho sentito anche di ragazze che sono andate incontro a delle problematiche serie per aver usato selvaggiamente cosmetici e lenti a contatto. Quindi ogni volta che sento queste cose mi ricordo di non darmi a pazzie per quanto riguarda il riciclo, in questo caso di un mascara con tutti i prodotti che ho. Quindi questo mi era piaciuto, mi ricordo che mi era piaciuto, però assolutamente lo vado a cestinare. Lo so che non sei tanto comodo, vabbè, Bimmy è qui appeso morto, adesso cercheremo di capire che cosa vuoi fare. Vuoi scendere? Dai, fai un bel saluto, un bel saluto. Oh signore, e si scende, e si scende. Bravo, vai nella tua cuccia, così sono più libera anche io. Poi rimaniamo nel make-up, non era nella pochette del lavoro, ma ho fatto decluttering anche nelle mie cose. Ho finito questo cream eyeshadow di Pupavamp, che aveva un colore che mi piaceva anche tantissimo. Era la colorazione numero 500, di cui non riesco più a leggere il nome. Qua si vede veramente molto poco a causa della luce infame. Però era veramente un colore passepartout, vagamente simile a quello della mia felpa, però più shimmerato, cioè veramente qui con un dito, una passata di mascara si è truccate, però il prodotto si è seccato completamente, anche questo era aperto veramente da un'eternità, quindi a malincuore lo vado a cestinare. Ho terminato questo campioncino di fondotinta della Equilibra della linea Loves Nature, quindi di make-up naturale con il 99% di ingredienti di origine naturale. Questo, vabbè, al di là è nickel tested, quindi adatto anche a chi ha problemi con i metalli pesanti, mi è piaciuto tantissimo, il fondotinta non lo uso tutti i giorni perché sinceramente non ne ho bisogno, mi do però una spolverata a mo' di cipria col mio adorato fondotinta minerale, il Flat Perfection, un giorno che ero proprio in vena di mettermi tutta agghindata, mi sono truccata di tutto punto con tanto di fondotinta, mi ricordavo di avere questo campioncino, sono andata a recuperarlo e mi è piaciuto veramente tanto. Quindi, se per il futuro dovessi fare un acquisto di fondotinta, scusatemi, sono un po' tutta così, sicuramente mi rivolgerò a questo di Equilibria, un fondotinta fluido, si stende molto bene, non chiazza per niente, la colorazione questa è nel beige medio, era il campioncino che avevo. L'ho trovato veramente molto adatto al mio incarnato, non ha ossidato, non è uno di quei fondotinta che vi fa effetto mascherone.
È stato decisamente performante perché l'avevo utilizzato la mattina, presto quando mi sono truccata, e l'ho tenuto fino a pomeriggio, inoltrato con tanto di mascherina. Mi è piaciuto un sacco. Oltretutto è un fondotinta che rientra perfettamente nei miei standard grazie ai suoi ingredienti. Quindi, se non si vuole rinunciare al fondotinta, ma non ci si vuole coprire con un prodotto siliconico, questo di Equilibra, Love Nature ve lo consiglio di cuore. Poi ho finito perché si è seccata e comunque no, non conteneva più prodotto. Questa pennina, con l'acetone, in poche parole, quella correttrice, di quando insomma ci si mette lo smalto. Adesso finalmente, ho ricominciato a rimettermi lo smalto, finalmente posso rimettermi lo smalto, quindi ho ripescato tutti i prodotti, che si usano per le unghie. Questo, si era seccato, anche questo era aperto da molto molto tempo. Qui lo vedete, oltretutto tutto sgranocchiato perché Vigny ha cercato di rubarmelo, ma poi prontamente gliel'ho portato via, anche perché potrebbe essere tossico e pericoloso. Purtroppo non l'ho finito, ma non utilizzandolo mai è diventato più denso della colla, quindi completamente inutilizzabile. Questo Insta Dry Top Coat, che mi aveva regalato la mia amica Anna, che è espertissima in unghie, smalti, eccetera, eccetera, in cura delle unghie, cura e bellezza delle unghie, diciamo così. E niente, purtroppo è diventato vecchio a stare lì aperto, essendo prima in pasticceria, non potendo utilizzare lo smalto, è diventato vecchio. Credo che lei l'abbia ricomprato, comprato e ricomprato infinite, infinite volte. Ricompra sempre questo, costa un pochettino di più come tutte le cose di Sally Hansen, però è veramente un prodotto super valido, quindi non vi posso lasciare il mio feedback, anche se mi sto trovando molto bene con un top coat low cost di Kiko, però insomma, se volete un prodotto un pochino più performante, questo va, fa il caso vostro, e di lei mi fido ciecamente perché veramente l'ha ricomprato un sacco di volte. Bini ha disintegrato, non soltanto, la pennina con l'acetone, ma anche questo pennellino per le labbra, di Essence, per l'applicazione del rossetto. Mi ci trovavo anche abbastanza bene, andava anche bene per sfumare le matite morbide, però appunto, Bini, per farmi dispetto, me l'ha rubato e me l'ha disintegrato. Allora, rimaniamo zona viso, visto che abbiamo parlato di make-up. Non li ho finiti, ma causa appunto dimenticanze, tra armadietti, pochettine varie. Sono tutti prodotti da cestinare. Questo balsamo per labbra secche e screpolate di Bioniche, della linea Proxera, credo che si pronunci così. C'è ancora un po' di prodotto, ma decisamente puzzicchia, e comunque no, il PAO di 24 mesi, ma penso che fosse lì nel dimenticatoio da tanto tanto tempo. Mi ci trovavo discretamente bene, anche se ricordo che Bioniche, come tutti i brand da farmacia, non ha ingredienti verdi o non necessariamente verdi, anzi, quasi mai. Forse lo avevo acquistato proprio per fare una bella barriera con un prodotto che contenesse anche qualche silicone, anche se qua dice senza, no, qui dice semplicemente nickel tested, senza conservanti, profumo e glutine, però non è comunque un prodotto nei miei standard. Era nei miei standard, ma ormai l'ho finito completamente. Questo addolcilabbra di Alchemilla, nella profumazione torta di mele. Adesso vabbè, il profumo di questo infinitesimale prodotto, è quasi svanito, ma ricordo perfettamente che sapeva esattamente di torta di mele. Quindi, per le fanatiche dei burri cacao biologici, e che abbiano delle profumazioni un po' particolari, questo di Bioalchemilla, questo addolcilabbra alla torta di mele, mi era piaciuto tanto.
quasi finito del tutto questo burro cacao, evidentemente fatto a mano, homemade, diciamo così. Che mi era stato regalato da una collega di mio marito che è spignatta, però anche qua è cambiato completamente l'odore, è rimasto per troppo tempo in una bustina e quindi anche lui se ne deve andare. Allora, passiamo a due mascherine che ho fatto questo mese. Il mese scorso non ho avuto nemmeno troppo tempo di guardarmi addosso, vi devo dire la verità. In un giorno di stanchezza veramente profonda, credo di aver fatto questa della Garnier Skin Active Nutribomb. Questa nella variante per pelle secche che tira con latte di mandorla bio e acido ialuronico, piaciuta tantissimo. Questa contiene un quantitativo industriale di siero lattiginoso, è imbevuta di tantissimo prodotto, rimane tantissimo prodotto. Anche qua, quindi si può tranquillamente travasare questo siero e utilizzarlo per un paio di applicazioni. Dà un bellissimo effetto rimpolpante, nutriente, mi è piaciuta un sacco. E poi questa è una riconferma, mi ricordo che l'avevo vista tempo e tempo fa, forse quando ero uscita, una delle prime ad acquistarla era stata la Betta. Poi nel tempo l'ho comprata e ricomprata anch'io più volte, una grande riconferma anche qui quando siete stanche, quando avrete bisogno di lenire la pelle, di andarla ad addolcire, questa maschera di acqua alle rose idratante intensiva per pelli sensibili, lo confermo, con estratto di rosa di origine 100% naturale. Ridrata, nutre e ravviva la luminosità della pelle, confermo tutto, un claim super vero, fa tutto quello che promette, veramente una grande riconferma. Quando ho voglia di farmi una mascherina performante, vado sempre a pescare questa nelle mie scorte perché so che funziona davvero. Rimaniamo sul viso, andiamo a questa mousse detergente per il viso, qui si vede. Ancora un pochettino di schiumetta, anche se l'ho finita da un po'. Questa l'avevo mostrata anche su Instagram e mi avevate chiesto tutte dove l'avessi acquistata. Se non ricordo male, l'avevo acquistata al Caddis. Credo di, scusatemi, all'acquasapone volevo dire, penso di non averla vista da nessun'altra parte, sempre di acqua alle rose, mousse detergente viso, la carezza di una rosa nobile. Allora, se volete togliervi lo sfizio di utilizzare una mousse detergente un po' diversa dal solito, andatela a comprare, altrimenti nulla di che, nel senso che secondo me non vale quanto costa, perché mi sembra che questa si aggirava sui 6 euro. L'erogatore è fatto così, a questa doppia levettina con questa tramatura a forma di rosa. Si schiacciano contemporaneamente, esce questo prodotto che è il prodotto in assoluto più pannoso che io abbia mai trovato. Questo ha veramente la consistenza della schiuma da barba che utilizzava mio papà o anche mio nonno, cioè è proprio di una pannosità solida, erano 150 ml di prodotto, non ha avuto neanche una durata poi così eccezionale, insomma, non è appunto il rapporto durata-prezzo, nemmeno quello ve lo consiglio. Se volete togliervi lo sfizio di lavarvi il viso con un prodotto che abbia questa tipica profumazione alle rose di tutti questi prodotti, toglietevi lo sfizio, però io non ho notato degli stravolgimenti sul mio viso, non mi lasciava la pelle particolarmente idratata o particolarmente luminosa, non mi provocava effetto tiraggio, però come vi dico, nulla nulla di che. Allora, ultimo prodotto per il viso, ho finito la mia adorata acqua termale di Uriage, anche questa penso che sia preceduta dalla sua fama, è un'acqua termale che io ho scoperto in tempi relativamente recenti, mi ci sono trovata molto bene, questa era una confezione da 300 ml,
Credo di essere alla seconda confezione, non me lo ricordo, però mi ci sono trovata veramente bene, talmente bene che avevo persino la pigrizia di prendere il tonico, perché questa l'ho sempre tenuta sul lavandino e quindi alla fine l'ho utilizzata sempre, giorno e sera come tonico, fantastica sia come tonico che per lenire, rinfrescare, ravvivare, reidratare e così via, veramente ottima. Anche qua il prezzo, un prezzo onesto, mi ci sono trovata molto bene. Non l'ho ricomprata soltanto perché ho trovato all'Ipercop in offerta l'acqua termale di Aven, e quindi niente, a sto giro ho comprato Aven, però sicuramente andrò a ricomprarla. Andiamo sui capelli, dove ho finito la milionesima confezione di questo balsamo crema dopo shampoo, chiamiamolo così, della Olia. Nel senso che questa è contenuta, come sapete, nella tinta, nella confezione di tinta Garnier Olia, con cui anche quella vi ho sfrantumato a sufficienza, per quanto mi sono sempre trovata bene. Non vedete la tinta, proprio tutta la tinta questo mese. Questo era un avanzo perché questo prodotto da 70 ml, non me lo ricordo mai, ogni volta me lo dimentico. 54 ml, dura comunque per più applicazioni, non solo quella che si fa il giorno della tinta. Non mi vedete con la tinta Olia perché ora non si vede, lo avrete visto forse nel video precedente. Sono andata finalmente a farmi la tinta dalla parrucchiera, giusto appunto prima che chiudessero, ho fatto il balayage e quindi questo mese niente tinta casalinga, però ho già due confezioni di scorta di Olia per la ricrescita, quindi anche questo lo andrò ad utilizzare come tutte le altre volte molto molto volentieri. Ho terminato questo balsamo leggero di Phytophilos con proteine della quinoa, una confezione da 200 ml. Quando taglio un prodotto vuol dire che proprio lo amo in modo assoluto. Mi è piaciuto tantissimo questo balsamo perché è leggero di nome di fatto. Inizio a dover utilizzare un quantitativo abbastanza generoso di prodotto quando uso il balsamo, perché ormai i capelli sono decisamente lunghi rispetto al mio standard, quindi lo devo ormai applicare in quantità generose. L'ho finito abbastanza velocemente, mi è piaciuto veramente tanto perché è leggero di nome di fatto, nel senso che non vi va ad appesantire i capelli, però fa la sua azione districante. Anche adesso che ho il balayage, quindi i capelli essendo decolorati sono un pochino più secchi, ha fatto il suo, quindi se volete rimanere orientate su un balsamo che abbia ingredienti verdi, quindi con un ottimo inci, questo di Phytophilos ve lo consiglio. Finiamo questa carrellata con il corpo. Ho finito finalmente dalla disperazione questa crema per le mani di Bjork & Berries White Forest and Cream. Un prodotto di questo marchio scandinavo, dico finalmente perché non mi è mai piaciuta questa crema mani che sapeva di dopobarba. Dopo un po' che la utilizzavo, sì, il profumo è andato un pochino a svanire, ma fino a un certo punto. Se io adesso lo apro, sento ancora questa profumazione che alle prime applicazioni era veramente troppo troppo forte, troppo troppo maschile. Sicuramente non una profumazione da crema mani. Io l'avevo trovata in una beauty box di Vanity Space, essendo un prodotto luxury, non acquisterei mai ciò che costa, non acquisterei mai una crema mani che costa quel che costa questa crema, perché sono assolutamente soldi buttati. Non faceva niente, non mi dava un minimo di idratazione e non mi è mai piaciuta dall'inizio alla fine. Finito questo sapone per le mani di Dove, velluto avvolgente.
con profumo di fiori orientali e ambra, un detergente mani senza infamia e senza lode, nel senso che non mi è piaciuta particolarmente la profumazione, non era neanche particolarmente delicato, sono contenta di averlo finito. Di solito Dove mi piace molto di più, ma questo giro non mi è piaciuto tanto. Finito da mio marito questo deodorante di Breeze Natural Invisible Fresh, adatto a pelli sensibili all'alcol, anche qua un deodorante senza infamia e senza lode. La profumazione a me ricorda molto vagamente il lime, però sapete che io non sono. Vediamo se qua dice qualcos'altro. Qui dice fantastico, tè verde, matcha. Richiama i profumi della natura, vabbè, io ci sentivo il lime, qua dice tè verde, vabbè, capirete come sono messa. Comunque, devo dirvi la verità, non è che mi abbia entusiasmato in modo particolare, lui l'ha utilizzato, diciamo che per lui un deodorante vale l'altro, però a me questo odore non è che piacesse più di tanto. Tommaso ha finito questo doccia shampoo Cool Moon di Balea. Guardate che carini, come al solito, i packaging dei bagno schiuma, doccia schiuma di Balea. Questo era anche shampoo, ma noi lo abbiamo utilizzato soltanto per il corpo, perché per i capelli utilizziamo sempre qualcosa di un pochino più specifico. 300 ml di prodotto, vi dico la verità, la profumazione alla lunga mi ha anche un pochino stufata. Ovviamente a Tommaso è piaciuta questa confezione con l'astronauta, quello spazio, i pianeti, però insomma niente di che, carino il packaging, insomma se avete un bimbo è una cosa carina per rendere divertente il momento del bagnetto, però nulla di che. Infine, termino con il botto, perché questo doccia schiuma qui lo chiama bagno doccia, quindi va bene sia per la vasca da bagno che per la doccia, della linea Gabbiano di Esselunga, con ingredienti di origine naturale, mandorle, miele, vellutante di nome di fatto, 300 ml di prodotto che mi sono letteralmente bevuta. Questo me l'ha fregato più di una volta anche mio marito. Questo è veramente mandorla e miele allo stato puro, nel senso che queste due profumazioni sono perfettamente amalgamate. Veramente molto molto buono, l'azione vellutante, questa linea Gabbiano di Esselunga è inoltre nota per avere degli ingredienti puliti, qui dice con ingredienti derivati da materie prime di origine vegetale come l'olio di oliva e di cocco. Piaciuto veramente tanto, la profumazione è proprio una coccola avvolgente, se vi piacciono sia il miele che la mandorla ve lo consiglio. Questo è un doccia schiuma assolutamente low cost e facilmente reperibile all'Esselunga, quindi con poco siete felici e contente. Credo di essere stata brava e relativamente veloce con tutta la roba che avevo qui davanti a me. Io ho finito con i miei finiti del mese di marzo. Ringrazio ancora una volta la mia amica Fabiana. Vi ricordo di andarvi a iscrivere al suo canale se non siete ancora iscritti e di andare a vedere il video gemello al mio. Ringrazio tutti voi per essere stati con me. Vi ripeto che spero di mantenere nel limite del possibile un minimo di regolarità e di presenza, altrimenti vi prego di seguirmi su Instagram perché lì sono veramente presente quotidianamente. Mando a tutti un mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti, ciao!